potete vedere a San Mauro Torinese, sul ponte. Stasera abbiamo organizzato una cena benefica con la raccolta fondi per la ricerca sul cancro. Siamo al completo, 600 persone, questo ci riempie il cuore di gioia perché davvero è molto importante la collaborazione. Goccia per goccia, come dico sempre io, possiamo aiutare insieme la ricerca. Stasera i nostri commensali hanno potuto usufruire di trucco e di parrucco e in più ci sono tantissimi fotografi. Abbiamo la musica, abbiamo i musicisti che faranno compagnia passando tavolo per tavolo dove canterete tutti insieme. Stasera è qui presente sul territorio anche Kauska Fotografi e soprattutto News Events Turin che realizzerà il video ricordo di questa bellissima serata. Sindaco, buonasera. Buonasera. Allora, il suo comune stasera inizia con una prima festa. Questa è la prima serata della festa patronale di San Mauro, la 354esima edizione. Sono candele, in realtà questa è la seconda edizione di Lucciole per Lanterne. L'anno scorso è stata già fatta questa iniziativa a favore dell'AIRC per raccogliere dei fondi per l'Associazione Italiana Ricerca contro il Tumore. E questa seconda edizione è stata arricchita dai tavoli e dalla cittadinanza che ha partecipato con la cena. Oltre 600 prenotati, questo è davvero un grande, enorme risultato. È un grandissimo risultato per essere la prima serata fatta in questo modo a San Mauro, sì. Mille colori sono gli occhi tuoi. A Torino c'è la voglia di cambiare il mondo, questo anche per te. Miss il Portale 2016 partecipa anche ad eventi di beneficenza come questa di questa sera, raccolta fondi per la ricerca sul cancro. Ecco a voi Greta Malengo. Buonasera Greta. Buonasera. Dove ti trovi? Mi trovo qui sul ponte di San Mauro Torinese. Tanto siamo due degli organizzatori. Siamo in tanti in realtà. Siamo veramente una squadra incredibile. Una squadra fortissima. Non saprei neanche dire quante persone siamo. Siamo qua, siamo riusciti a organizzare un evento che ha coinvolto 600 persone, 600 persone che hanno prenotato in 5 giorni e sono qua per godersi un'atmosfera magnifica. Allora,